Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutos DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi con un nuovo video haul e vi farò vedere due cose in particolare che ho comprato di recente. Una è la borsa porta filato e un'altra invece è la ciotola porta filati. Cominciamo però con la borsa porta filato. Sta arrivando la stagione di Natale, abbiamo tutti quanti bisogno di qualche idea regalo e oggi per questo motivo vi voglio far vedere questa borsa porta filato. Questo oggettino è molto interessante. Dico interessante perché è super pratico per chi magari ha bisogno di muoversi, ma non solo, anche per chi magari ha desiderio di organizzare tutti i suoi elementi utilizzati per l'uncinetto in un unico posto. Devo dire che questa borsa è una delle più ingegnose che ho visto di recente. Ci sono tantissime borse porta oggetti, come quella porta computer o magari quella classica, non so, di scuola o della palestra, ma questa qui ha tutti scomparti organizzati proprio per tutti i nostri accessori, tutti i nostri elementi da uncinetto. Andiamola a vedere. Intanto l'ho presa rosa, perché il rosa mi piace tantissimo. E adesso è ancora tutta chiusa, perché come potete vedere quando è vuota si può chiudere in questa maniera e quindi occupa pochissimo spazio. Adesso vi faccio vedere invece come diventa ampia appena vado ad aprire la base, perché comunque una borsa porta filati è di default abbastanza grande, proprio per la questione dei filati stessi e proprio perché vogliamo mettere ben più di due o tre filati. Intanto qua dentro possiamo vedere gli scomparti. Questi scomparti sono proprio dedicati ai nostri gomitolini. Abbiamo questo scomparto, diciamo, della parte dietro, che è molto ampio, e intanto ci ho anche trovato l'estensione per portare la tracolla, ci ho proprio trovato la tracollina. E poi invece qui davanti ho una foderina abbastanza grande e poi qualche altra tasca a destra e a sinistra. Nella parte davanti, che io ho chiamato foderina per non chiamare tasca, ho questa zona qui che è un tipo un mini organizer. È fondamentalmente dedicato alla parte degli uncinetti. E quindi, vedete, tipo qua non è proprio dedicato agli uncinetti, piuttosto questa è molto più comoda se vogliamo utilizzare le nostre prolunghe, se vogliamo mettere i nostri accessori extra come le forbicine o il metro. Qui possiamo aggiungere ancora altri uncinetti e questa invece è proprio la parte dedicata agli uncinetti. Infatti vedete, ci sono tutti questi anellini che sono ovviamente elastici, perché così ci consentono di riporre in sicurezza e ben fermi tutti i nostri uncinetti, e poi sono ovviamente in diverse misure in modo tale da poter mettere molteplici, appunto, misure di uncinetto. Sono tantissime tra l'altro, e soprattutto ci sono anche quelle strette per gli uncinetti più piccoli. Abbiamo poi questa taschina laterale che io ritengo molto comoda, perché qui eventualmente possiamo mettere il righello e metro. Molto spesso sono elementi che sono abbastanza grandi e quindi questo spazietto dedicato gli è secondo me essenziale. Qua dietro invece abbiamo un'altra maniglietta, però questa qua è per quando dobbiamo portarla a mano e non a tracolla, però comoda uguale col velcretto, perché così possiamo chiuderla e comunque c'è un po' più di stretta, un pochettino più comoda da portare in giro. Però guardate qui, abbiamo un'altra tasca, e secondo me è una tasca che non si apre, infatti vedete rimane così dritta e piccina, sempre comoda. In verità la consiglierei piuttosto per dei fogli questa, perché comunque è molto stretta, magari non ci metterei degli oggetti. E poi qui invece ce n'abbiamo sempre un'altra porta oggetti, non e trasparente, molto ampia anche questa qua, sempre consigliata per metri oppure righelli, insomma. Tutti quegli elementi che magari è meglio tenere in posti un pochettino più ampi. Per quanto riguarda invece la parte in alto, intanto qui ho quest'altra sorta di... Allora, questa sì, l'avevamo vista, è l'apertura e la chiusura della nostra borsa, ed è quella trasparente. Poi ritorno un attimino dentro, vedete, qui ho lo spazio più ampio per i gomitoli un pochettino più grandi. Ed eccolo qua. Qua c'entrano più o meno due o tre gomitoli di grandi dimensioni, poi dopo lo andremo a provare
Invece qui ho tutte queste taschettine che mi vanno molto bene invece per altre dimensioni di gomitolo. Infatti vedete, si allargano molto bene. Dico molto bene perché intendo dire che piuttosto sono flessibili, quindi mi consentono di mettere differenti misure di gomitolo all'interno, e questa è una cosa positiva. Secondo me potrebbe anche finire che magari ce ne metto una un po' più grande che prende lo spazio dell'altra, però non va a creare troppo fastidio. Quindi la questione della comodità è legata al fatto che comunque riesco ad avere tanto spazio da entrambi i lati, e quindi magari posso anche concatenare più filati, ma questo lo vedremo dopo. Per quanto riguarda il top invece, vedete, ha questi fori. Questi fori ci consentono di far passare il filo attraverso ogni foro, e quindi ogni gomitolo ha il proprio foro e noi possiamo tranquillamente lavorare con i gomitoli all'interno senza bisogno di tirarli fuori, e questa è una cosa comoda perché comunque lascia sempre tutto ordinato. Vediamo qui un attimino, questa io la posso staccare, questa, ah ecco, ok, vedete qui invece c'è l'apertura proprio completa. Se io devo andare a prendere un filo che non voglio far passare per il foro, che per qualche motivo non entra nel foro, passa direttamente da questa finestrella qui, che ha questi due bottoncini magnetici. Comoda anche questa idea, comunque non l'avevo capito prima, invece guardate che carina, questa qua si può aprire, posso prendere direttamente il filo da qui, ha pure la chiusura extra in velcro in modo tale da non lasciare niente, e insomma, no, diciamo, non protetto, non che i gomitoli si possano spostare di troppo, parliamoci chiaro, però comunque è sempre meglio non avere apertura. Vedete, ho questi tre pezzettini di velcro che mi vanno ad attaccare questa parte di plastica e che comunque tengono tutto si sta staccando questo? Non lo so, no, non so se si stia staccando, lo vado a riattaccare comunque e poi vediamo. Qua invece, vedete cosa ho? Vado a far passare questa zip, vado a tirare, ecco, ho tirato off camera, e vedete qui ho un'altra piccola taschina che posso utilizzare magari per altri uncinetti. È decisamente molto sottile, quindi non so quanti elementi ci possono entrare, però comunque un uncinetto in più, o magari se abbiamo quell'uncinetto che usiamo di più, invece di andarlo a mettere con gli altri di sotto, lo metto qua sopra e diciamo fine delle mie questioni. Vi faccio vedere anche che è chiusa e che comunque non fa cadere niente, perché pensavo infatti fosse parte dell'apertura di prima, invece no, è proprio un'altra taschina. Questa borsa ha tantissime tasche, è davvero divertente. Vado un attimino a riempirla di tutti i miei oggetti, dei filati, degli uncinetti, e poi ci rivediamo per un piccolo check. Ed eccomi qui, intanto ho sistemato i miei uncinetti in questo lato qui, come potete vedere li ho fatti passare attraverso entrambe le parti. Gli uncinetti ergonomici ci entrano, però come potete notare magari sono un pochettino, gli va un pochettino stretto questo anellino. Certo, di sicuro sono sistemati e sono fermi e quindi non se ne vanno in giro, e quindi va bene. Guardate invece come si divide lo spazio con i gomitoli. Io ho deciso di riempire tutti gli spazi per andare a testare tutto quanto, cioè insomma tutto lo spazio disponibile. Ma infatti vedete qui dove ho questo gomitolo, ho ancora uno spazio libero che però per scelta e non sono andata a riempire perché secondo me era già troppo. Quindi insomma ci si organizza così, 5 gomitoli di media misura c'entrano bene. Medesima cosa per quelli grandi che ho messo in rovescio, vedete, nella parte dietro. Comunque comodo, insomma comodo anche questo, tenuti così sono comode anche loro. Non c'entravano nella parte davanti ed è per questo che c'è la parte dietro. Vi faccio vedere la cosa del buchino del filo. Guardate, adesso sembra difficile con una mano sola, ma ce la posso fare. Ecco, infatti ce l'ho fatta. Guardate qui, io faccio passare il filo comodamente attraverso questo foro e faccio questa cosa per tutti i miei gomitoli. Per tutti i gomitoli davanti la faccio passare attraverso questo forettino qui. Invece per tutti i gomitoli dietro posso andare tranquillamente ad aprire, eccola qua, ad aprire la mia taschina e faccio uscire il filato. E vedete, infatti in linea d'aria c'è un sacco di spazio. C'è un sacco di spazio che sì, se vogliamo potrebbe anche essere, insomma, riempito con altri fili, però ovviamente non è per questo che serve la borsa, perché appunto si vuole far sì,
si vuole far sì che si possa far scorrere il filo bene, e quindi non vi consiglio di riempirla fino all'orlo. Certo, per alcune esigenze può andare anche bene, però vedete, con il giusto spazio si riesce ad organizzarla e ad utilizzarla per la propria funzione che le è adibita. Andiamo a vedere poi il nostro secondo acquisto. Questo è molto carino. Questa qui è la ciotolina porta gomitolo. È una ciotolina che io ho acquistato a mo' di panda, ma che in verità ha tantissime altre forme. C'è quella anche a pecorella, oppure ci sono anche altri animaletti. Questa qui l'ho acquistata sempre online, si possono trovare anche negli shop, insomma, più importanti che abbiamo online. Guardate quanto è carina. Qui io vado sia a posizionare il filato, lo vado poi a far girare intorno alla codina e vado poi a mettere i due... Vado poi a mettere i due uncinetti o i due stecchetti direttamente in quei due fori che ho lì. Secondo me è un'idea decorativa simpaticissima, perché comunque si può lasciare anche in giro, poi fa contrasto col filato che ci metto dentro, è utile perché tiene il filato al riparo da eventuali, che so, bevande, da polvere, magari dal micetto, che c'è sempre un micetto con la zampetta che si va a prendere il gomitolo, e quindi la trovo un'idea carina. Certo, fa pensare tantissimo ad un portaoggetti, ma questi fori nella parte dietro ci fanno comprendere quale sia l'effettivo utilizzo di questo oggetto. E qui, se il video vi è piaciuto, io vi invito intanto a lasciare un like e lasciarmi un commentino facendomi sapere se magari avete altri oggetti che volete consigliarmi sempre per l'uncinetto, se magari avete già provato questi o se magari proverete questi che vi ho fatto vedere nel video di oggi. Vi ricordo inoltre di iscrivervi, perché noi qui facciamo tantissimi video sempre dedicati all'uncinetto, e vi ricordo inoltre di attivare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Io vi lascio con questo simpaticissimo panda, per oggi è tutto, e noi ci vediamo molto molto presto con nuove idee e con nuovi video. Io vi saluto, ciao!